Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Call of Duty Modern Warfare Remastered. Oggi viaggiamo indietro nel tempo di 15 anni alla scoperta del passato del Capitano Price in una missione segreta a Pripyat nei pressi di Chernobyl, dove scopriremo il vero cattivo dietro agli eventi di questa guerra. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Quel bastardo di Al-Assad ha fatto esplodere una bomba atomica all'interno della propria nazione, uccidendo decine di migliaia di soldati americani, le proprie truppe e anche i civili. È una strage praticamente, qualcosa di assurdo. E l'aereo con a bordo il povero Jackson stava peraltro precipitando, cioè presumo sia morto durante lo schianto perché non può essere sopravvissuto. Poi adesso ci attende il fallout radioattivo che è pure peggio. Oh mio Dio, Jackson sei davvero ancora vivo? Com'è possibile? Oh, ragazzo mio, dovresti essere bello che cucinato. Ah, Cristoforo Colombo, credo che la tuta gli si sia praticamente fusa addosso. Mio Dio, è sopravvissuto allo schianto e all'ondata di calore. Ciccio, ti uccidono prima le radiazioni. Mamma mia. Beh, è abbastanza ovvio che Al-Assad abbia tentato di uccidere quanti più soldati americani. Sembra come se li avesse attirati, appunto, nella città, in modo tale da far esplodere l'ordigno. È una vendetta, questa è chiaramente una vendetta nei confronti degli Stati Uniti. Maronne, credo che stiano precipitando degli edifici nel frattempo. Ok, sono riuscito ad alzarmi. Au, non è stata una buona idea, mi sono sfracellato le ginocchia. Colleghi, come va? Aia, ok, sto leggermente zoppicando. Guarda il fungo è gigantesco. Che disastro. No, devono essere morte centinaia di migliaia di persone. Ok, se ce la fa a sopravvivere deve raggiungere probabilmente una via di fuga. Se vengono a recuperarci, ma dubito. No, no, questo ci muore entro pochi secondi, poretto. Dai, Jackson. No, beh, magari non andiamo verso la nube radioattiva, non mi pare la cosa migliore. Wow. Ribadisco, follia allo stato puro. Spero ne sia valsa veramente la pena la SAD. Ha iniziato una rivoluzione per cosa? Per far esplodere un ordigno nucleare. È la cosa più stupida della vita. Non ci ha guadagnato niente. Purtroppo il povero Paul Jackson, ucciso in azione KIA Park, cane. Che fine indegna. Tutto per cercare di salvare la pilota dello scorso episodio. Se ne fossero andati, forse sarebbero ancora vivi. Ok, ritorniamo da Soap McTavish. In passato Al-Assad ha utilizzato un nascondiglio in Azerbaijan. Sto inviando le coordinate. Ricevuto, Nikolai. Gaz raduno la squadra. Partiamo per l'Azerbaijan. Sì, signore. Pare proprio sia splendido in questa stagione. Ma perché usate sempre le battute dei film a questi luoghi comuni? Non stiamo? Buongiorno. Signore, non mi punti le torce che mi vengono gli attacchi epilettici. Andiamo. Kamarov ci sta ancora aiutando? Dopo che lo abbiamo quasi buttato di sotto lo scorso episodio. Perfetto, muoversi. Immagino che dovremmo uccidere tutti gli ultranazionalisti, ovviamente. Così sparano sulla folla, sui civili. Ma che sta gente è fuori di testa, senti le urla. Che diavolo sta succedendo lassù? Sono gli ultranazionalisti, stanno massacrando gli abitanti. Non ancora per molto. Dobbiamo salvarli, siamo tipo gli Avengers, ma vabbè dettagli. Cosa abbiamo con noi? Oh, buongiorno, chi state sparando? La smettete di Basta! Prendo l'altra stradina io. Ok, cerchiamo di avanzare. Perfetto, buongiornissimo. E buon salve. Piccolino di papino. Aspetta che il signore è ancora molto vivo. No, molto. No, aspetta. Signore, mi dia un attimo. Aspetta, sono tutti radunati qua. Aspetta. Era troppo bello. Il tizio è morto in maniera troppo assurda. Ne valsa la pena. Colleghi, grazie dell'aiuto comunque. Ok, al diavolo, ci riprovo. Fotte sega le coperture. Elevate. Perfetto, eliminato. Aia, me sparano. Ragazzi, fornitemi copertura. Appena avete un secondo. Aspetta. Ok. Questa volta me ne sto qua in angolino. Sono tutti stati righe. Oh, sei tuo cane. No. Ehi. Aspetta, che fugo prima che arrivino i cagnacci. No, puffino a rompere i maroni a me. Sul segno di Al-Assad, avanti. Sì, Al-Assad, no Al-Assad. Ma almeno il nome del nemico. Ah, io cercavo il portatile. Perfetto. Sento brutti colpi d'arma da fuoco là fuori. Aspetta, ho visto un G36C, arma che mi è sempre piaciuta. Pertanto continuiamo ad utilizzarla. Che sta accadendo qua? Chi mi sta sparando? Oh, 8000 colpi d'arma da fuoco. Aspetta che scendo di sotto. Mi chiedi supporto aereo per quell'edificio. Credo di aver capito, quindi faccio così. Un attimo. Un attimo, aspetta. Ok, perfetto. Comunque, arriviamo. Attendete il supporto aereo.
Sì, grazie, perché ci stanno crivellando di colpi. Non posso neanche mettere il pipino là fuori. A parte che ci stanno sparando anche dall'altro lato, non mi ero accorto. Aspetta. Ok, questi li abbiamo eliminati tutti. Aia. Caronne, che casino. Aspetta, granata. Ma qua dovremmo essere relativamente al sicuro. Bomba. Aspetta, aspetta, aspetta. Ragazzi, datemi una mano, cortesemente. Ma stanno facendo fuoco. Credo di sì, credo che sia un aereo. Ah sì, ok, ok, l'ho visto per una frazione di secondo. Ok, al diavolo, proviamo a tornare fuori dalla parte frontale dell'edificio e cerchiamo di aggirarli in qualche modo, altrimenti rimaremo bloccati qua tutta la sera. È che non riesco ad avanzare, guarda, li continuano a uscire. Ma sono infiniti. Ma c'è una stampante 3D di soldati russi là dentro. Oh, avanzano, sto minimo di rispetto, guardali. Non vanno neanche in copertura, fotte se... Un marone, un marone, sono anche pesantemente armati. Ok, provo ad avanzare io. Aspetta, 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 perfetto, aia, aia ragazzi. Un po' di copertura non farebbe male. Casino. Richiamiamo casomai l'elicottero di prima, che si è visto. Signore, venga a darci una manina quando secondo. Tanto noi eliminiamo. Aia, quelli che restano. Granata, tua nonna in cariola. Ma siete scemi del cervello. Bravo ciccio, sparagli. Sparagli. Perfetto, io provo ad avanzare in qualche modo. Ok, porco cane, ci deve essere Capitan Furbizio ovviamente. Maronne, macello. Perfetto, buongiorno, non fate caso a me. Cadaveri che si muovono da soli intanto. Aspetta. Diamo un'occhiata al piano di sopra, se c'è ancora qualcuno di vivo. Oh, oh, che succede? Ah, Fuffi, Fuffi bastardo, Fuffi bastardo, Fuffi, maledetto. Non ho fatto tempo a premere V, ti odio Fuffi. Grazie signore, cortesemente le chiedo di rifare lo stesso lavoro di prima. Perfetto, ottimo, vai, vai così, vai così. Intanto io avanzo di prepotenza. Oh, e basta, avete rotto tanto i maroni mo, Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, che hai sfondato la voglia di vivere. Spavento, mi hai fatto cagare in mano. Credo che mi abbia preso l'elicottero nostro. Cane! Fuffi, maledetto, Fuffi. No, 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 cocchio, cocchio. Crocchete. E tanti saluti. YouTube non mi demonetizzare. Oh, era il padrone di Fuffi probabilmente. Ok, se evitate di spararmi in continuazione. Tranquilli, tranquilli, sono venuto qua a cercare portatili. Niente da fare, mi butto di sotto. Olè. Signori, veicolo corazzato là davanti, che facciamo? Potrebbe essere un bel problemone. Ok, dobbiamo raggiungere quella casa laggiù in qualche modo. Aspetta, aspetta, aspetta. Provo ad avanzare, ma... Porco cane, stanno già prendendo fuoco su di me. Ok, evitiamo almeno di finire sulla linea di tiro del veicolo. Perfetto, bravi ragazzuoli. Ok, aspetta che intanto faccio fuori il furbacchione sul tetto. Signori, non mi passate davanti alla linea di tiro? Oh, l'avete fatto fuori, ottimo, ottimo, ottimo. Ora dovrei poter assaltare l'edificio senza troppi problemi. Proprio così, per potenza. Signori, mi ha fatto cagare in mano. Aspetta che non arrivi il cane all'improvviso. Ce la fai a salire, bravo. E ora gli facciamo un kinder sopra. Ah, Fuffi, Fuffi sei una merda. Fuffi sei una merda. Ok, ora ci vado di prepotenza. Mi ha legato addirittura al gioco. Si è spaventato all'improvviso. Aspetta. No. Lo so che sei lì dietro. Lo sapevo. Porco cane. Quindi ci stanno attaccando da laggiù. Cos'è? Perché vedo del fuoco? Mi sa che dovevano averli colpiti noti. Oh, e basta, i rotti maroni. Non è che c'è dei lanciafiamme o altre cose, no? Ah, no, era un bari. Vabbè, sono esplose cose, non ci lamentiamo. Ehi, ehi, questi sono cattivi, che sono effettivamente molto cattivi. Non potevamo identificare gli amici, non lo so, vestitevi di bianco. Lo so che non è molto tattico e mimetico, però che cocchio. Aie, ma da dove arrivate? È davvero un villaggio di cattivoni? Queste sono tutte le forze che stanno difendendo Al-Azad, quindi. Se veramente si trova qui. Perfetto. Ok, ci dovrebbero essere dei cattivoni laggiù. Ottimo, aia. Vabbè, c'è gente che là sopra. Oh, guarda lì che fuggono i bastardi. Bravo, elicottero, datti da fare. Ok, dovrei riuscire probabilmente a prenderne qualcuno. Che è abbastanza difficile. Uila. Aspetta, 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 che ti ho visto adesso. Furbacchione, cugino del furbacchione. È ancora vivo. È morto? Ok, direi abbastanza morto. Ok, dovrebbe aver crivellato per bene anche quelli all'interno dell'abitazione. Forse dovrei provare ad avanzare. Faccio, me la rischio. Ma sì, dai, cosa potrebbe andare storto? Ah, mi sono distrutto le ginocchia. Tutto molto interessante. Ok, aspetta che c'è. È ancora vivo? Bastardone. Vabbè, sono ancora tanto vivi. Sono ancora troppo vivi. Aspetta, 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 che c'era una granata. Niente granita, per favore, che fa freddo. Sento cielo. Aspetta. Toni. Amici, mi venite a dare una mano quando avete un secondo. Oh, ma non è possibile. La peggior squadra che si sia mai vista. Aspetta. Quante coppie di forze ha Al-Azad? Peraltro che ci fanno gli uomini di Al-Azad in questa regione russa. Mob, dettagli. Aspetta, forse è d'accordo con i russi il bastardo. Non hai visto mai. Aspetta. In effetti avevano detto che Al-Azad aveva una bomba sporca di russi. Oh signore, la copertura lei proprio no, eh. Oh, nessun problema. Tornate dove eravate prima e chi si è visto si è visto. Porca di quella iperporca, aspetta. E dai, 8 miliardi di bombe a mano. Sarà
strage nel frattempo, ok? Ok, cani, non mi raccomando. Ora controlliamo gli altri. Spavento. Perfetto. Aspetta, c'è un altro lì. E ora non c'è più. Ho paura. Signore, addio signore. Aspetta che c'aveva un cugino. Aspetta. Price, mi ha fatto cagare in mano. Ok, mi faccio dare un'occhiata al piano di sopra. Porco cane, questi non li avevano visti. Ho visto. Vai, tappetta. Granata. E dai, No, aspetta, la tira. Ho visto dopo che l'hanno tirata dentro. Allora, stavolta la granata ve la tiro io perché mi sono rotto le scatole. Che cocchio. Insegno io a farmi esplodere all'improvviso. Ok, qualcuno l'abbiamo preso, aspetta. Ok, eliminato. Meglio. No, col cocchio, maronne. Fogli portatili. Sicuramente ne avranno nascosto uno da qualche parte. Signore, io fuggirei che sta arrivando l'elicottero a farvi il culo. Ok, provo ad avanzare, ma è rischioso. Aspetta, sono lì, se riesco a girarli. Non credo sia stato l'elicottero, ovviamente. Aspetta. Ok, eliminato. Certo. Mica sarà. Oh, ma che è un divano pro di proiettili, praticamente. Assurdo. Ma che i russi li fanno molto resistenti? Praticamente adesso sparano a me, però. È stata la migliore delle mie idee. Li faccio fuori io manualmente uno a uno. Aspetta, è certo. Non mi triggero male, porca di quelli per porca. Vi stermino a colpi di vodka di baretto. Ok, a posto. Edificio sicuro, nessun segno di Al-Sad. Al-Asad, no Al-Sad, ciccio. Te l'ho già detto, almeno i nomi dei cattivi, azzecca. Perfetto, altra casa ripulita. Non mi dite che c'è un'altra, vi prego. Dobbiamo procedere verso quella zona laggiù. Maronne, oh. È stata una battaglia veramente molto ardua. Aspetta un secondo, oh no, eccoli che stanno uscendo dagli edifici. Ok, vediamo di colpirli dalla distanza di sicurezza. Purtroppo l'elicottero non ci può fornire copertura. Maronne. Sono tutti triggerati male. La mia squadra non è con me, ovviamente. Grazie, mettiti davanti. Per farmi notare che sei arrivato, in effetti. Aspetta, diciamogli di attaccare per adesso quella casetta laggiù. Intanto provo ad aggirarli. Vai, corri. Nessuno che mi offra fuoco di copertura, Mi raccomando, non sia mai che diventate utili una volta tanto. Aspetta, ho visto. Aspetta, para il veicolo, che stupido. Mi dimentico sempre che sto gioco esplode tutto. Mi sono ispirati molto a Michael Bay. Olle. E dentro qua, perfetto. Ok, controlliamo che non ci sia nessuno. Signore, scusi, si può spostare cortesemente, grazie, molto gentile. L'elicottero dovrebbe crivellarli tutti i colpi. Vediamo se riesco a sparare a qualcuno nella casa. Non puoi stare in piedi qua. Bastardi! Scusate, ma state aspettando me, gente? Ricordate, vogliamo Al-Asad vivo. Morto non ci serve a nulla, andiamo. Perfetto, olè! È lui? Mi sembra proprio lui. Fate entrare anche il sottoscritto. Gli ha sfondato già la faccia ancora prima di entrare. Fatto? Come hai avuto la bomba? Chi allora? Mi sa che stava lavorando per qualcuno o con qualcuno a suo punto. Voglio il nome. Ha detto Maria De Filippi? Un nome. Voglio un nome. Non ho capito se... Forse Barbara D'Urso? Aie. Non gli resta più tanta faccia. Price? Magari gli tocca il giubbotto antiproiettili prima di prenderlo a pugni? Beh sì. Andiamo di sadomaso a sto punto. Il suo cellulare. Oh, che fa? Oh, così proprio. Chi era, signore? Zakaev. Imran Zakaev. E questo chi cocchio è adesso? Sa di personaggio importante e cattivo nell'animo. Aspetta, siamo ritornati indietro nel tempo. Pripyat, Ucraina, 15 anni fa. Al tempo era un semplice tenente. E anche un sicario. Chernobyl, una manna per la feccia più spregevole. A 10 anni di distanza dal disastro, molti se ne servivano ancora per mettere le mani su materiale nucleare. Molti, tra cui un certo Imran Zakaev. Oh, gli manca un braccino? Ovviamente dovevamo impedirlo. Soldi per barre di combustibile usato? Ecco gli ingredienti per un disastro. Fu la prima volta che il governo autorizzò un assassinio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ero sotto il comando del capitano Macmillan. Che probabilmente ci morirà durante la missione! 15 anni fa! Mio Dio, ma Pripyat all'epoca era ancora molto contaminata. Adesso l'hanno anche ripulita abbastanza, è diventata una discreta meta turistica. Anzi, ci vanno davvero un sacco di persone ogni anno. Signore! Per radiazioni, dobbiamo fare il giro. Non l'avevo visto! Seguimi e mantieni un basso profilo. Abbiamo il big tutozzo mimetico, ma che figata assurda! Ci sono sacche radioattive in tutta la zona. Non entrare troppo in contatto, sei morto. Va bene, seguiamo il suo consiglio. Sembra un combattente molto esperto, in effetti. Attendi. Non c'è nulla. Cosa vuole che sia? Avanzo senza un minimo di rispetto? Ci sono dei soldati là davanti? Dritta davanti a noi. Ok,
Stai basso e muoviti lentamente. Grazie alle nostre tute non riusciranno a vederci. Ho capito, ma se vedi un cespuglio che si muove, un paio di sospetti ti salgono? Penso io, allora. Una. E no. Ah, mi ha rubato la kill, avanti. Stavo per ammazzarlo. Ok. Maronne, sembra un paesaggio surreale, gente. Davvero post-apocalittico. Teniamo le armi silenziate e in caso di necessità siamo a posto. Quattro bersagli all'interno. Non pensarci nemmeno. Ma dai, che ce la facciamo? Due colpi alla testa io e due colpi alla testa lei. Bersaglio vicino all'auto. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Eliminalo in silenzio o lascialo passare. Ok. Detto fatto! Non gli ho fatto neanche finire la frase praticamente. Ok, speriamo che i tizi nella casa non se ne accorgano. Vai. O scatterà l'allarme. Corro, 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 corro. Piano. Ok, non hanno visto nulla? Maronne. Sì, ma è troppo stealth sta missione. E olè, olio a cuore. Perfetto. C'è una vedetta sul campanile della chiesa. E una pattuglia in arrivo da nord. Ups. Andiamo più in alto, la vista sarà migliore. Io l'ho già eliminato, E ha avuto un malore, purtroppo, sono cose che capitano. Non mi ha detto nulla, non si è incocchiato. Oh, Bersaglio in arrivo da nord. Eliminalo in silenzio, lascialo passare. A te la scelta. Appena passa dietro l'auto e olè. Via. Signore, lei è anche troppo cauto, avanti. Nessuno sa che siamo qui. Possiamo stenderli da centinaia di metri di distanza. Ah, piccola vale, stellina. Ok, stiamo procedendo molto bene. Non mi aspettavo un viaggio nel tempo così a ritroso nel passato. Quindi sono il capitano Price. Spero di avere quel cappellino orribile che c'ha Price di solito. Ok, la chiesa è completamente distrutta. Signore, tutto bene? Ha avuto un malore? Vuole che richiamo qualcuno? Aspetta un attimo che do un'occhiata in cima. Ci sarà probabilmente qualcosa di nascosto. Scusate, ma i portatili... Ok, sì, c'erano nel 1996, non dico nulla. Perché mi disfo le ginocchia. Ma no! Mi ha ucciso la caduta. Ma dai. Ok, via libera. Signore, mi fanno tanto male le ginocchia. Mi trasporta sulla schiena. Mi dà una manina. No, eh. Ok, vediamo di non dissacrare le tombe dei morti, poverini. Cosa? Cani? No, niente cani, eh. Un elicottero? Per un nemico, sta giù. Oh, porca liquidi per porca. Vabbè che abbiamo il tutozzo mimetico. Col cocchio che riescono a vederci, avanti. A meno che non stai attivamente cercando qualcuno, è impossibile che tu riesca a vedermi. Mi sembra di essere ritornato sul videogioco Stalker. Perché? Che cocchio succede? Vecchissimo gioco di, credo, una quindicina di anni fa. Post-apocalittico. Era carino. Era carino. Dovrebbero fare il seguito, mi pare, nel 2022. Non vorrei dire una boiata. Stalker 2, non mi ricordo adesso come si chiama. Calma, amico. Sono i zombie. Oh, guarda quanti! Tieni un basso profilo e non sparare. Ma non potevamo nasconderci dietro un cespuglio, scusi, e lasciarli passare per l'appunto? Ma tatticone della vita, fonditi col capitano. Entragli dentro praticamente. No, no, tranquillo, tranquillo. Come fanno a non vederci? Ho capito che c'è il tutozzo mimetico. Ma devi essere tipo mezzo ciecato. Oddio. Oddio. No. No. Troppo vicino. Decisamente troppo vicino. Signore, dovrebbe lavarsi un po' meglio le mutande, eh. Mi arrivano di quelle ventate di tristezza, non dico altro. Aspetta. Uffa, bravo. Bravo, vai avanti. Ok, dovremmo poter procedere. Mi si è stretto un pochettino il biuco per sta scena, eh. Piano. Ok. Che facciamo, ci alziamo? Ok, andiamo. Piano e con calma. Mi sono stracaccato. Corri, 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 corri. Oh, è davvero una base nemica? Deve essere la base delle truppe di Zakaev? Ho la vaga impressione che dovremmo fare una strage? Oppure farla tutta in stealth? Non so quale dei due sia peggio. Pare che abbiano già eliminato gli uomini che non potevano comprare. Andiamo più in alto, la vista sarà migliore. Lo ha già detto? Piano. Oh, guarda quanti! Sì, hanno fatto veramente una strage? Ma che roba! Ok. Aspetta. Bersaglio eliminato. Ok. Dammi un secondo. Li ho visti, aspetta. Ah, ho eliminato tutti, stai buono. Potevi anche darmi una mano, ciccio, eh. Ci hanno individuato. Ma dove? Ma non è vero! Ma non ci hanno neanche scoperto, dai, questa era gratuita.
Ok, ho fatto tutto io. Non mi ha offerto neanche un po' di supporto. Dove è andato? Signore, non ricordo neanche a vederla io. Non mi ha offerto neanche un po' di supporto, si vergogni. Aspetta che vedo se qualcuno ha delle munizie. Ci avete munizie? No, eh? Non state a condividere, bastardi. Oh, oh. Soldato là davanti? Ma dai, gli possiamo sparare, vai tranquillo. Ok, non è l'unico probabilmente. E... ops! Scherzone! Non mi ha detto niente, pensavo si arrabbiasse, l'ho fatto apposta. Un po' ci speravo, c'erano anche altri uomini. Potevi farlo 20.000 minuti fa! Dai! Ma mi prendi per il chiurlo. Ok, siamo in una sorta di discarica. Cos'è sto posto? Buono. Scecosa. Non c'è nessuno. Oh, oh. Elicottero di nuovo, elicottero di nuovo. Che è quelli per porca. Signori, io sono più avanti di lei, eh. Venga, da questa parte. Ha tirato una zuccata contro un container, ma vabbè, dettagli. Piano. Stanno facendo un dannato raduno. Pronto a partire al mio segnale. Si fidi ciecamente, non farei mai qualcosa di sbagliato. Dai, dai, ma dobbiamo correre? Ah, marrone, c'è un sacco di gente, c'è davvero tanta tanta gente. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è tanta gente, signore. Siamo al centro. Dove vuole andare? Ma è scemo. Oh no. Oh no. Passare sotto, ok. Nessuno controlla mai sotto i veicoli di solito. Cioè lo fanno in epoche più recenti con quei cavoli di specchietti. Signore, io però mi sono rotto un po' le balle di vederle il culo. Oh marone, c'hanno pure i lanciarazzi. Che buccio di culo. E non sto parlando del suo, signore. Ho capito che non ci vedono, ma dovremmo fare un attimino di rumore. Oh, cane, mi sono cagato. Vai. Per fortuna che hanno parcheggiato uno a culo dell'altro. Guarda i veicoli che stanno arrivando. Dimmi che parcheggia dietro. Quando se ne vanno, striscia fuori e resta giù. Come hanno fatto a non vederci ancora? No, non possiamo affrontarli. Sono troppi. Scusate l'ignoranza, ma non sarebbe stato meglio rubare una delle loro divise? Aspetta. Ora. Ci saremmo evitati tutto questo stealth. Bastava parlare in russo. E chi si è visto si è visto. Tanto non possono conoscersi tutti. Ok, sono mercenari di solito. Che fa? Corriamo? Aspetti. Via dove? Via dove? Corro di qua? Non mi hai detto dove andare? Vabbè, io corro e tanti saluti. Chi si è visto si è visto. Ok. Dovremmo essere al sicuro, mi auguro. Cecchino. Un secondo. E... olè! Muoversi. È scivolato malissimo di sotto il tizio. Ah. Pripyat, marone. È uno degli scenari più iconici di quel periodo. Signori, io sono già avanti i 26.000 km. No, per quel tra ciccio. Price, bravo, eh. Ogni tanto gli sale l'arteriosclerosi pure a lui. Ok, direi che possiamo passare da questa parte. Area sicura. Sì, c'è un... per un secondo che credo di aver sto movimento, mi sono caccato, erano le foglie. Non abbassare la guardia, non ci siamo ancora. Ah, no, no. Questa zona è piena zeppa di soldati, come potete vedere. Idea geniale fare effettivamente qui una base. Se eviti le zone ad alta contaminazione radioattiva. Fermo. Lascialo perdere, è un cane randagio. Ok. Meglio tenere gli occhi aperti comunque. Dicevo, se eviti le suddette zone, di sicuro nessuno ti verrà a cercare. Che facciamo? Non sembra molto amichevole. Già. Dai lontano, non dobbiamo attirare l'attenzione. Ma non potremmo sparargli, ho capito che il cane non c'ha colpe. Se sta magnando un soldato russo, quindi lasciamo che... ehi! No, va tutto bene, Fuffi. Va tutto bene, Fuffi. Tu mangi il cadavere e noi non ti spariamo. Area frontale sicura. Sì, sono già entrato io. Non penso che siano letteralmente dovunque. Una parte di questi edifici sono effettivamente abbandonati. Uila! Vai! Sì, sono già avanti io, signore. Mi godo il panorama nel frattempo. Che spettacolo! Guarda che posto. Un tempo ci vivevano 50.000 persone e ora è una città fantasma. Non ho mai visto nulla del genere. Guardi, attualmente è un'ottima meta turistica, ci arriva un sacco di gente. C'è veramente un bel po' di turismo da queste parti al momento. È veramente incredibile. Ammetto, sarei curioso perché ho seguito la storia di Chernobyl, Pripyat e compagnia bella molto attivamente. E sono luoghi molto interessanti da visitare.
Quanto non è che siano proprio dietro casa? Bellissimi comunque sti effetti, gente, hanno fatto un ottimo lavoro. Ok, sembra che per adesso nessuno ci abbia scoperto, o quantomeno non è vissuto abbastanza a lungo da poter dare l'allarme. Immagino che dovremmo cecchinare il tizio da uno di quegli edifici ecco, belli alti. Dall'ultimo piano dovremmo essere in grado di assistere bene allo scambio, muoviamoci. Ok, quindi siamo rimasti trincerati in quel cocchio di hotel, letteralmente, per tutto il giorno e oltre, fino praticamente alla mattinata successiva. Quanti giorni siamo rimasti in quel cocchio di hotel? Maronne! Spero ci fosse servizio in camera, almeno. E finalmente, due giorni dopo... Price, meeting in corso. Mezzo di trasporto nemico in arrivo nell'area di missione. Ok, questa è una foto di Zakaev, ma più o meno l'ho già visto. Rialzati al fucile Barrett, il vento si fa forte. Compensa oppure aspetta che si calmi, se non è troppo tardi. A te la scelta. Perfetto, maronne, che zoom c'ha sto cocchio di fucile, cecchino. Tieni presente la variazione di umidità e la velocità del vento lungo la traiettoria. Vista la distanza, dovrai anche considerare la forza di Coriolis. Quel maledetto di Coriolis che viene sempre qua a fare il fighettone. Dove poi è? Non lo vedo, Zakaev. Eccolo okay, laggiù. Credo di vederlo. Attendi il mio segnale. Bersaglio acquisito. Identità confermata. È Imran Zakaev. Posso sparare? Fermo così. Osserva la bandiera per conoscere la direzione e la velocità del vento. Ah! Sto vento gira in continuazione quest'oggi. Me le sta facendo girare anche a me. No! Da dove salta fuori quello? Abbi gli sparo? Attendi una visuale adatta. Levati, barbone! Dai, ma cosa fai a questa quota con un cocchio di elicottero? Ok. Poi hai la bandierina, eccola laggiù. Abbiamo vento contro. Sembra che sia un po' inquieto, signor Zakaev. Dai a quell'elicottero. Credo che l'affare sia saltato e molto alterato, in effetti. Che sta succedendo? Ora o mai più, spara. L'ho preso! Bel colpo, tenente. Wow, gli ho staccato il braccino. Aspetta un secondo. Preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Wow, che macello. Ora andiamo, verranno a te. Ok, che faccio? Mollo lì tutto? È ora di muoversi. Ah, capitano, mi aspetti? Che casino. No, fuori di qua, fuori di qua. Dovremmo prendere una scorciatoia, seguimi. La prendo volentieri, perché sennò lo prendo. Oh, wow. Porco cane. Siamo sopravvissuti per miracolo, gente. Ah, ah, mi hanno fatto un sacco male, gente. Ah. Tenente Price, seguimi. Sì, sì, signore, non si preoccupi. Delta 2-4, qui Alfa 6. La nostra copertura è saltata. Ripeto, la nostra copertura è saltata. Ci dirigiamo verso il punto di estrazione 4. Guarda quanti! In arrivo, tempo stimato 20 minuti. Siate puntuali, abbiamo poco carburante. Passo e chiudo. Sì, non si preoccupi. Aspetta, no, c'è troppa gente. Coccane. Posso mica far fuori tutti, ma stiamo scherzando. Ok, cerchiamo di avanzare iperpotenza. Aspetta, 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 aspetta. Devo prendermi un'arma che non sia una cocchia di pistola silenziata. Signore, mi rischio un paio di proiettili sulle gengive. Aspetta, aspetta, aspetta. Sapevo che c'era uno qua dietro. Ok, ah, un attimo, porco cane. Ora siamo un pochettino meglio armati. Senza gridare al miracolo. Aspetta. Oh, no. Oh, elicottero nemico in avvicinamento rapido. No, si sta allontanando. Lasciali perdere, altrimenti rimarremo indietro. Sì, ok, corro, 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 corro. Stiamo passando per quell'appartamento, su. Signore, sto facendo del mio meglio, porti pazienza. Oh, guarda quanta gente. Ok, ok, ho sentito un cane. Preso. L'ha fatto fuori il capitano. Alla facciaccia di Fuffi. Signore, si dia una mossa cortesemente. Ma finito di guardare il panorama. Ci stanno inseguendo tutti. E il tempo passa. Ok, facciamo attenzione perché possono far fuoco da lì. Casino. Aspetta che magari non c'è un portatile nascosto. Ok, olle. Porco. Scusate, ho sparato istintivamente, mi dispiace. Ok, fin qua tutto tranquillo. Che macello. Vabbè, non possono trovarci. Dovrebbero perquisire l'intero luogo. Secondo me ci potremmo anche nascondere qua dentro. E nessuno saprebbe nulla. Aspetta. Porco cane, guarda quanta gente che c'era davanti. Una claymore alla porta qui di fronte. Aspetta, aspetta. Dammi un secondo, dammi un secondo, dammi un secondo, secondo. E olle. Beh, piazzare magari più di una. In caso di necessità. Perfetto, direi che ha funzionato anche troppo. Oh, è buono. Vabbè, l'altro tizio è sopravvissuto, non so come. Ottimo. Teniamo comunque a portata in mano il fucile da cecchino. Dove, 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 dove? Porco cane, l'ho visto adesso, aspetta. L'ho visto, aspetta. Ok, e olle, e voilà. Elicottero. Elimina quel bastardo.
Un attimo, è più facile di scapparsi. E che sto a fare secondo te? Oh, l'ho preso. Signore. Signore. Sta precipitando verso di noi. Signore. Si allontani. Corre, 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 corre. Porca di quelli per porca. Oh mio Dio, sono tritano. Signore. Tutto bene? Dannazione, non riesco a muovermi. Le do una mano io, non si preoccupi. Se finiamo nei guai, dovrai trovarmi un buon posto da dove io possa coprirti. Oh, ma stiamo scherzando? Il punto di estrazione è a sud-ovest. Se faremo in fretta, arriveremo in tempo. Ok, non si preoccupi. Aspetta, 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 risali, risali, risali. Un attimo, buono. Nemici in avvicinamento da sud. Aspetti, ce ne sono veramente un sacco di cattivoni. Ok, bravo che l'hai silurato. Ottimo. Ah, mi sembrava di aver sentito il rumore di una granata. Signore, non si sposti in culolandia. Olè, peggiore delle ipotesi, abbiamo anche le claymore. Oh, corri, 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 corri. Signore, spari. Spari intanto che non sarebbe male. Ti prego, dimmi che siamo quasi arrivati. Però abbiamo ancora 16 minuti di tempo in caso di necessità. Paio di soldati davanti. Aspetti che lo lascio lì, signore. Ok, eliminato. Più morto. Quindi sparo sul pipino. C'è anche cugino a questa parte. E direi abbastanza morto. Ottimo. Il rumore di un elicottero, che succede? Oh no. Oh no 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 no, molto male. Aspetta. Appena scendono li criello di colpi e tanti saluti. Non è andata così bene come avrei sperato. Granata. Granata, signore. Mi dia una manina per un secondo. Aspetta che ce n'è uno laggiù. Ok, un altro cugino là. Posto? No, no, ce n'è ancora uno. Dove poi è? Eccoti dov'eri. Bastardone. Certo. Direi che l'area è sicura. Meglio muoversi. Ah! Sì, ma erano veramente in troppi. Per fortuna che lui ha un fucile da cecchino, quindi ci può fornire fuoco di copertura. Ok, siamo a 70 metri, spero, dal luogo d'atterraggio. Direi di passare attraverso quell'edificio. Vai verso quell'appartamento, li semineremo lì dentro. Signore, la prossima volta faccio una bella dieta, porco cane. Altro elicottero, dannazione. Credo che ce l'abbiano con noi. Oh, che spavento, Fuffi. Mi hai fatto cagare in mano? Aspetta, aia, Fuffi bastardo. Dov'è? Crocchete, perfetto, niente più Fuffi. Controlliamo che non ci fosse anche il padrone di Fuffi. Sarebbe un bel problema. Ho trovato il padrone di Fuffi. Perfetto, aia, c'era anche qua. Oh, un altro Fuffi. E basta, e basta. E che cocchio. Oh, e scrocchete di nuovo. Ma stia scherzando. Ma cos'è, ma mi perseguitano. E ma va, ho rotto 3026 ossi del collo, santo cielo. Ok, restano ancora 14 minuti per evacuare. Ma dove poi esco? Ok, da qui. Oh, l'ansietudine. Siamo quasi. Punto di estrazione dall'altra parte dell'edificio. Già, ma chissà perché ho un brutto presentimento. Ti prego, dimmi che qua dentro non c'è nessuno. No, la zona sembra relativamente tranquilla. Siamo nel bagno delle donne, non è che mi piglio le denunce, vero? E... olè! Oh! Lasciamo stare i cani. Facciamo finta di nulla. Se stanno a magnaco da un altro soldato, qualcuno che faceva il furbacchione. Mentre invece possiamo uscire da questa parte. Sì, è fatta. Oh marone. Oh marone, oh marone, oh marone, oh marone, oh marone, oh marone. Aspetta un secondo. Che non mi hanno visto. Ok. Perfetto, eliminato. E eliminato. Oh, dimmi che non c'erano altri colleghi. No, la zona sembra tranquilla. Ah, siamo alla ruota panoramica di Pripyat. Ma è un luogo famosissimo. Dove la mollo, capitano? L'elicottero ci attende a distanza di sicurezza. Lasciami dietro la ruota panoramica in un posto dove possa coprirti. Ok, direi... proprio a nord. Qua va bene, signore. E... voilà! Ok, presumo che ci attaccheranno in massa. Prendi le altre claymore che ho. È ora di usarle. Ok, grazie. Sta per arrivare. Trovami una buona posizione da cecchino. Aspetti, aspetti che metto le claymore in punti tattici intanto. Tra 30 secondi. Ok, aspetti, aspetti, aspetti. Tutti i punti in cui loro possono passare o zone in cui possono provare a nascondersi. In teoria le claymore nel gioco, e non nella vita vera, non dovrebbero esplodere. Se ci metto io i santi piedini sopra, nella vita vera sì, non è che fanno distinzione. Bene, ho attivato il segnale. Buona fortuna. Buona fortuna anche a lei, signore. Alfa 6, abbiamo rilevato la vostra posizione. Resistete, passo e chiudo. Sì, ma datevi una mossa, santo cielo. Ok, per adesso non li vedo. Bersagli in vista, lasciali avvicinare. Ah, eccoli là davanti. E sì, guarda quanta gente che c'è. Signore? Aspetta a ingaggiare. Ma c'è tanta gente. Apri il fuoco. Ok, aspetta. Ok. Eh sì, abbassati sta ciufolo. Guarda, sono nascosti i bastardi. Ok.
Ricarica, ricarica, ricarica. Oh, cani, tanti cani. Aspetta, tanti, tanti, tanti cani. Oh, maronne. Dove arrivano? Aspetta, ricarico. Signore, mi copra? Meno uno. Ah, guarda lì là dietro. Perfetto, pigliati. Fuffi 2, fuffi 3, ottimo. Vabbè, ma erano i cani rabbiosi. Ah, stavano attaccando tutti. Perché non li abbiamo disturbati prima? Perfetto. Da poi di gente sta arrivando ancora. Oh, ma stiamo scherzando. Guarda. Oh, maronne. Sì che Zacca è rimasto vivo. Sappiamo molto bene che gli abbiamo tecnicamente amputato un bracino. Aspetta. Abbattuto. Ok, ottimo. Quando arriva quell'elicottero, signori? Aspetta, si vede qua sotto. È a 6 km e mezzo di distanza. Aspetta che ci hanno girato nel frattempo. Bastardo. Aia, aia, male. Maronne, oh maronne. Lì non ho messo le claymore. Qualcuno ha preso le mie claymore. Qualcuno ha preso tante claymore. Aspetta che, guarda che bastardo. Si è girato il patente, buono, 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 buono. Dai, fermo, bastardo, ok. Sì, ma i proiettili non sono infiniti. Ok, stiamo bassini. Tanti elicotteri nemici, ne arrivo, dannazione. Guarda. Ok, stanno scaricando qua le truppe, è abbastanza ovvio. Sparare a prenderli mentre scendono. Siamo fortunati. Sì, ciaone. Quello l'abbiamo preso. Quello anche. Perfetto. Un paio si sono sfracellati le gambe mentre scendevano. Gli altri invece ce l'hanno fatta. E guarda, siamo in seria difficoltà. Dove siete? Ricevuto Alfa, arriveremo il primo possibile. Resistete. Eccoli che arrivano. Ok, fatto fuori uno. Aspetta, signore, porti pazienza. Ho fatto doppietta, aspetta. Vuoi eliminare quello intanto? Casino. Ah, mi stanno attaccando dal lato. Aspetta. Signore, un po' rotti maroni, che cocchio. E mi sbissi avanti e indietro e mi mette nervoso. Oh, bomba, movimento sensuale. Quanto buio ci mette quell'elicottero ad arrivare? Manca ancora 3 km e mezzo, mi prendi in giro. Ok, questi eliminati tutti, perfetto. Meno uno, ne abbiamo fatti silurati 826.000, ma stia scherzando. Aspetta. Vedi che hanno addirittura lanciamissili, certo. Mi pare un po' esagerato. Ok, perfetto, non ci stanno girando, per fortuna. Aspetta, ok, eliminato anche quello. Vabbè! Ma è una riunione! Quanti uomini c'aveva Zakaev? Porco cane, li abbiamo silurati quasi tutti. Aspetta. Ok. E ok. Perfetto, l'elicottero sta arrivando. E tieni pochi secondi. Ti dovrebbero essere gli ultimi. Prego. Lo sento. Aspetta. Piccolo bastardo eliminato. Che ansia. Ma arriva ancora gente. Guardali. Sono infiniti. Lo so, munizioni scarse. Ok. Arrivo, 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 arrivo. Fornici fuoco di copertura, gente. Macello. Oh, meno male. Sì, ma ci siamo salvati per buccio di chiurlo. Ne avremmo sterminati tipo 80. Multirealistico. Scusate, buongiorno. No, devo entrare. Oh, signore, è salvo. A meno che non le sparino proprio adesso. Forza, gente, tutti a bordo. No, beh, hanno simulato le tattiche militari in maniera ineccepibile. Aspetta. Aspetta, buoni. Mi piace come stanno aspettando a sparare. Oh! Perfetto. Arrivederci, è stato un piacere conoscervi. Ragazzi, tiriamo sul portellone. Magari non ci pigliamo qualche proiettile che non sarebbe male. Salutatemi, Pripyat e Zakaev. Ah, vivi per miracolo, gente. Vivi per miracolo. Perfetto, direi che è giunto il momento di ritornare al presente. Tempo di arrivo degli elicotteri. Mezz'ora, Capitano Price. Tardi. Ora saremo già morti e sepolti. Ogni pazzo ultranazionalista al servizio di Zakaev verrà da noi per di avere alla sede. Già bello che è morto. Bene, piazziamo le cariche lungo la linea di fase alfa sulla collina più a sud. E altre lungo la linea di fase bravo. Li rallentiamo fino in cima e difendiamo la posizione al punto di estrazione nei campi intorno alla fattoria. Se domande? Ok, in azione. Non ci ho capito niente, ma mi fido di voi, gente. Oggi, 8 ore dopo la morte di Al-Assad. Mamma mia, ragazzi, che episodio traumatico! La curva di difficoltà è aumentata esponenzialmente. Signore, salgono lentamente su per la collina. Aspetto ordine. Ok, abbiamo comunque un fucile da cecchino e una mitragliatrice pesante. Delle claymore se servissero. Oh no, si avvicineranno dalla collinetta. Allora, stiamo bassi. Aspetta. E evitiamo di farci individuare. Via. Guarda quanti! Uila! Maronne, che strage! Oh oh, il resto delle truppe si stanno avvicinando. Ok, cerchiamo di eliminarli. Aspetta, da dove stanno arrivando? Eccoli da laggiù, perfetto. Ci stanno sparando, aspetta. Maronne, senza la stabilità quest'arma è praticamente impossibile da utilizzare. Perfetto. Sì, ho fatto un po' di pratica prima. Il nemico ci ritiene molto più numerosi. Ricevuto. Ehi, tira un po' di bombe a mano. Li vedo un po' triggerati male. Tira bombe a mano come non ci fosse domani qualcuno.
Lo pigliamo? Maronne. Prendiamo anche il mitragliatore pesante in caso di necessità. E facciamo fuoco a caso. Come ha detto qualcuno, pigliamo. Aspetta. Sì, non riuscirete ad avanzare. Gli alberi non ti proteggono dai miei proiettili? Non più di tanto. Aspetta. Aia. Sono diventato troppo numerosi però. Cane. Aia. Altra bomba a mano. Le ho finite? È andata frammentazione. Un attimo che sono subito da voi e ricarico, Ok. Perfetto. No, più morto. Bravo, ciccio. Maronne. Ci sto capendo niente? Che disastro. Preso. Buono. Uomini hanno, maronne. Aspetta, perfetto. Oh, wow, 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 wow. Che sta succedendo? È il momento di ripiegare. Sì, buona idea, gente. Sop, mettiti alla mitragliatrice leggera e copri il fianco ovest, vai. Cos'è che devo fare? Ok, mitragliatrice leggera. Ah, questa qua, aspetta un secondo. E oh, le piccolina. Questa è leggera per davvero? Eccoli, stanno avanzando, piccoli stellini. E voilà. Macello. Ok, vediamo che non ci attacchino da destra. Per adesso è tutto tranquillo. Un attimo che devo far ruotare le canne prima. Ci vuole un attimo, non è che parte subito all'istante. Ok, silurati tutti. Eccoli che stanno arrivando dall'altro lato. Perfetto, silurato alla grande. Signori, distraetemi cortesemente. Aspetta, munizioni finite. Devo solo fare attenzione che non si surriscaldi. Buono a sapersi. Perfetto, sono tutti rintanati là dentro. Crivello a caso e chi piglio piglio. Ottimo, no, signore, si è salvato. Oh. Tranquilli, diminuisco io il numero molto in fretta. Aspetta un attimo. E olle. Ho capito, non c'è bisogno di urlare sotto cielo. Maronne, volete ritanarvi qua dentro? Ah, ma siamo sempre nel villaggio. Di giorno ha un aspetto completamente differente. Ce ne sono quattro nella taverna, questo. Aspetta, 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 aspetta. Ok. E olè. Wow. Ottimo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. E dove stanno? Santo daltonismo. Questo non ha aiutato tanto, porco cane, signori. Sono, aia, daltonico io. Aspetta, aspetta, aspetta. Olè. Che strage. Un attimo. E becchiamo anche gli ultimi. Baba, boom te. Aspetta, Mi hanno colpito. Qualcuno è morto tanto male, Stop. Vai al fienile nella periferia nord del villaggio e ferma quei carri. Usa il javelin che troverai sul posto. Ritirata alla fattoria in cima alla collina. Presto, andiamo. Casino. Ok, quella fattoria laggiù. Vabbè, ma eravamo lì anche prima. E dove abbiamo ucciso la Zad? Il javelin è nel fienile. Svelto, svelto. Un attimo, è stata una giornata snervante, porco cane. Buona signori, interrompo brutalmente l'episodio, altrimenti non riuscirò a montarlo in tempo. Un sacco di colpi di scena, abbiamo un nuovo cattivone che dovremo cercare di eliminare quanto prima. Nei commenti fate sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mando a Pripyat ma nella zona radioattiva. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!